L'E3 2014 ci ha portato finalmente alla prova di uno dei titoli più attesi della prossima stagione. Si tratta di Destiny. L'abbiamo provato in versione PlayStation 4 e abbiamo avuto modo di prendere parte sia ad una missione della campagna, quindi della modalità storia, sia poi esplorare un po' liberamente questo livello noto come Old Russia, che per inciso è lo stesso che era stato mostrato, lo ricorderete, nel primissimo reveal dello scorso E3. Abbiamo quindi avuto modo, grazie ad un community manager, di scoprire un po' come si comincia una partita Destiny, e si comincia trovandosi in un luogo conosciuto come The Tower. Si tratta dell'ultima città rimasta sulla Terra dopo l'invasione aliena e fa anche da hub di gioco. Infatti si trovano tutti i vendor. Purtroppo non siamo riusciti a capire la funzione di tutti i mercanti nell'area e gli stessi sviluppatori non sono ancora pronti a svelare tutti i dettagli in merito. Però chiaramente quella sarà l'area da cui partiranno tutte le missioni, anche quando si deciderà di giocare in solitaria. Nel caso invece si decida di giocare connessi online con altri amici, ci si troverà in The Tower e poi si deciderà di comune accordo quale missione cominciare, e tramite la mappa e un trasporto rapido istantaneo si andrà direttamente sul luogo. Qui abbiamo potuto scoprire, una volta iniziata la nostra missione, un po' le meccaniche di shooting di Destiny, che come prevedibile rivelano naturalmente la grande eredità di Bungie e quindi ricordano molto da vicino lo shooting di Halo. Il fucile d'assalto di cui era dotato il nostro Warlock ricorda molto il fucile d'assalto base di Master Chief, e anche il salto con la gravità nettamente diminuita, che quindi dura molto di più e permette di elevarsi e quindi aggirare i nemici sparando verso il basso, anche questo ci riporta alla saga di Halo e quindi a tutto quello che è lo stile di Bungie. Il sistema di controllo del personaggio è molto semplice: il Warlock ha a disposizione un'abilità speciale, una sorta di granata magica che gli permette di fare danno ad area a tutti i nemici nell'area immediatamente circostante il giocatore, ma c'è anche la possibilità di utilizzare un'abilità supercharged, quindi eliminando velocemente dei nemici a rapida velocità si ottiene il supercharged. A questo punto, premendo insieme i dorsali, si ha una versione potenziata di quello che è l'attacco di base. A parte questo, naturalmente ci sono le classiche meccaniche di shooting, quindi Destiny è un gioco molto semplice da approcciare. In pochissimi minuti qualunque appassionato di sparatutto si trova già a suo agio. L'esplorazione dei livelli avviene in maniera abbastanza lineare, c'è sempre un obiettivo molto chiaro e naturalmente compaiono progressivamente dei nemici spesso sempre più ostici da affrontare, fino ad arrivare solitamente ad un boss finale. Va anche detto che questa era una delle prime missioni della storia, eravamo ancora molto bassi di livello e conseguentemente possiamo aspettarci anche un complicarsi delle situazioni man mano che si crescerà di livello e si arriverà ad aree anche fuori dalla Terra, perché ricordiamo che il gioco presenterà anche altri pianeti. A questo proposito possiamo anche aspettarci quindi grande varietà dal punto di vista stilistico, che ci ha davvero colpito. C'è tutta l'eredità grafica di Bungie, il suo design come sempre molto incisivo, e anche una qualità grafica tecnica vera e propria con 1080p 30fps e texture di ottima qualità. Quindi nel complesso questa prova ci ha innanzitutto permesso di capire un po' di più davvero cosa è Destiny e ci ha anche onestamente incoraggiato per quello che sarà il risultato finale. Vi ricordiamo che all'alfa manca veramente pochissimo.